Salve, un po' di notizie utili. La popolazione della Thailandia è di 63 milioni di persone. È grande il doppio del Wyoming. Nessuno di voi conosce Stu quanto me. Non vi dico cosa abbiamo combinato perché abbiamo un patto. Ma una cosa posso dirvela. Questo non è il primo matrimonio di Stu. Ci fu una battona di Las Vegas un paio di anni fa. Ok, può bastare ora, siediti. Sono passati 2 anni dal tragicomico addio al celibato in cui Phil, Stu, Alan e Doug rischiarono di mandare a monte il matrimonio di quest'ultimo. Ce l'hai fatta. Nel frattempo, Doug ha smaltito l'esperienza e vive tranquillo con sua moglie. Phil ha avuto un altro figlio, Alan continua a vivere con i suoi genitori e ad essere preda delle sue simpatiche paranoie. È la vita di Stu però ad essere cambiata più radicalmente. Mandata al diavolo la tirannica fidanzata, il dentista sta per sposarsi con Lauren, ragazza thailandese con cui c'è un sentimento genuino e reciproco. Ti prenderà un coccolone, ma non è... Logico l'invito a nozze dei 3 amici, altrettanto logico l'imperativo di non ripetere la disastrosa esperienza che li portò a vivere quella indimenticata notte di follia. Ma un innocente farò in spiaggia 2 giorni prima delle nozze, 4 birre sigillate e qualche marshmallow finiranno di nuovo per far precipitare inopinatamente la situazione. Siamo ricascati! Stavolta ad essere disperso è Teddy, giovane fratello di Lauren, e il teatro della ricerca è la temibile Bangkok. Io volevo un brunch di addio al celibato! Ciao! Ma che ci fai tu qui? Dopo l'inaspettato successo di Una notte da leoni, film con cui il regista Todd Phillips mescolava la classica commedia giovanilistica statunitense con suggestioni da thriller e altre quasi lisergiche, era prevedibile la messa in cantiere di un sequel. Il regista, qui anche cosceneggiatore del film, sceglie di non rischiare e di seguire la struttura narrativa del fortunato predecessore. Lare, la città della squadra! Si trova così di fronte al paradosso che Una notte da leoni 2 è rivolto sì principalmente a chi abbia visto l'originale, ma finisce per ricalcarne talmente la lettera, la struttura e le soluzioni narrative da risultare un po' stanco e risaputo proprio per questa categoria di spettatori. Ala, smettila! Quando una scimmia mordicchia un pisello fa ridere in qualsiasi lingua!